Sigla! Giovedì 28 aprile, ma siamo buongiorno, qui! Buongiorno, buongiorno Cuneo, buongiorno Granda, come sempre! Buongiorno Torino, Carmagnola, eccolo. Fossano, è il ritorno, stiamo tornando a casa. Non nulla. Pinerolo, invece di tornare a Cuneo c'è la deviazione, va bene. Un caffè a Pinerolo. Pinerolo è una bella cittadina. Come noi stiamo sponsorizzando Pinerolo, ma come Beppe al contrario, avevamo... Beppe sottosopra, sotto va bene. Sopra. Ciao Beppe, avevo dormito benissimo. Ecco, sarà sottosopra, ma chissà di che segno è Beppe, perché Beppe, questa mattina faremo un breve oroscopo del mese di maggio. Sì, delle pillole, delle perle, dei pirla, lui insomma. È Ariete. E Ariete, benissimo, allora ce lo togliamo subito come primo segno, l'hai fatto apposta. Sì, lo so. Guarda come ti guardo. Mamma mia, bella, inquietante, bellissimo. Ha fatto la doccia, guarda che piumaggio. Meno male che si lava ogni tanto. Sì, ogni tanto sì. Benissimo. Ah. Oh, cosa hai preparato per noi? Di cosa parleremo? L'ho detto. Ma subito? Subito. Parleremo dell'oroscopo dopo aver sentito un bel pezzo che tu hai preparato. Giusto? No? Sì. Meno male che l'ha preparato. Immagina... No, perché se no parlavamo così tutta la mattina. Immaginarti i dragoni. Io mi immagino te che sei fuori come un terrazzo. No, va bene. I dragoni. No, mi devo un po' organizzare. Perché? A forza di fare queste settimane corte, sì, che non inizi il martedì, che invece è lunedì. Ti sei rincoglionito. Non sai più se è mercoledì, giovedì. Sì. E vabbè, dai, andiamo avanti. Ce la balliamo? No. Eccoci qua, allora parleremo dell'oroscopo? Sì, facciamo come dicevo prima un breve oroscopo, così proprio delle perle di oroscopo, ecco, per quanto riguarda il mese di maggio, segno per segno, e cominciamo con quello sarà che un mese della Madonna. Guarda, sì, come sempre, per piacere, non da essere blasfemo, l'inglese. On the Madon, allora ascolta. Dicevo, cominciamo con il presunto segno di Beppe. Ci credo poco che sia dell'Ariete, ma cominciamo dall'Ariete. Dalla testa che ha, vedi. Ecco, sì, testa d'Ariete che non sei altro. Allora, maggio sarà... Discendente gallo. Sì. Maggio sarà un mese più positivo di quanto ti aspetti. Speriamo che non si becchi il COVID. Anche se per il tuo bene. Lui c'ha il cream pass. Ti sfiderà. Ecco, certo, rimanendo in tema degli animali. Esatto. Sì. Lo usano in fattoria. Vogliamo smetterla perché i segni sono tanti. Okay, anche se per il tuo bene ti sfiderà a rinunciare a qualcosa. Gli Arieti dovranno rinunciare a qualcosa.
a cui sono molto aggrappati. Benissimo. Sì. Toro. Il portafoglio. Potrebbe essere. Toro. Mutande. Cosa c'entrano le mutande? No, te dicevo... Sei aggrappato a delle mutande, tu, abbi pazienza. Sentivo dei film anni fa, sì. dicevano un che... toro nelle mutande. Ah, ma quella era la canzone degli Squallor, vabbè. Toro, sì. Mutande. Sei chiamato a dare priorità alla tua sensibilità personale, ai tuoi valori. Potresti sentire il bisogno di ritirarti in te stesso, ma l'amore tornerà prima della fine del mese. Hai capito? Ecco, ho detto che maggio è un mese proprio off the... Of the Maton. Gemelli. Diversi. Gemelli. È probabile che Matteo tu... Romano. Benissimo. Sono gemelli. Sono gemelli, ma non sappiamo se è gemelli di segno Matteo Romano, che salutiamo. Sì, ciao Matteo, sì. Sarà a scuola? Sarà a scuola, sì, va bene, sì. Gemelli. È probabile che tu senta il bisogno di riflettere e ricaricare la tua energia. Questo ti porterà a cambiare una cattiva abitudine e potresti anche essere testimone di un'impresa fondamentale per la tua carriera. Benissimo. E adesso Cancro. Vantaggi per la tua vita professionale e anche grande passione ed espressione personale. È in corso il caricamento della versione 2.0 del Cancro. Oh, finalmente. Ma benissimo. Detto così. Adesso ascoltiamo un brano e poi proseguiamo con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Va bene. Irama Ercomi. Ecco. Un po' di notte che non riesco a chiudere gli occhi dentro il letto da quando ti ho detto è solo sesso, ma non so se mento, è solo l'exo da oh no, e non ho mai visto l'alba prima di te. Precisa, non mi diverto se no filtrare da quelle crepe per non rivedersi più. Esci dalla cassa passando dai fili, baby uccidi mi temo non prima che scriva. Respiri piano per non far rumore, il suono di cinque gocce che nel bicchiere cadono cinque gocce. Questa notte voglio stare da solo e non so se sono io ma tu. Che cosa? Ma io mi innamoro e tu ti innamori e dai tuoi occhi cadono cinque gocce. Questa notte voglio stare da solo e non so se sono io ma tu i tuoi amici mi hanno io. Così dolce se chiudo gli occhi poi mi sembra che volo. Le cinque gocce di Rama, buongiorno in musica. Alcuni leoni potrebbero persino decidere di trasferirsi per lavoro, addirittura decidere di cambiarlo il lavoro. Segni, il leone. Poi, Vergine, il cosmo non solo ti sta spingendo ad uscire dalla tua zona di comfort, ma anche a mantenere una mente aperta nei processi e sei incoraggiato a rilasciare un vecchio modo di pensare. Anche la Vergine cambia idea. Bilancia, sia personalmente che professionalmente, questo mese stai apportando le modifiche necessarie quando si tratta di relazioni, investimenti e collaborazioni congiunte.
sarai di un scintillante carisma. La bilancia. La bilancia. Modifiche. E la Marini, Alice Marini. Ma scintillante padre. Carisma. Sì. Nonno Aldo. Anche nonno Aldo sì. è scintillante di carisma. Più che mai. Rullo dei tamburi. Scorpione, aspetta, che rulli. C'è ancora sì, uno scorpione. Per lo scorpione. Ah, per lo scorpione. Certo. Rulliamo addirittura. Rulliamo, devi sì, eliminare sì. un'identità che non è più in linea con la vibrazione della tua anima, la tua quotidianità è diventata obsoleta. Le vibrazioni le metteremo domani. Va bene, domani le vibrazioni. Annunciamo già il brano di domani. Ma come siamo avanti? Siamo a che ora pensavi di metterlo? 8 e 15. Va bene, allora 8 e 15, 8 e 16. Sintonizzatevi, sì, anzi, sì. Rimanete già lì che ci sono le vibrazioni. Vabbè. Nel frattempo, virale Matteo Romano. Benissimo. Dovremmo montare anche il jingle. Ok, sì, sì. Ci ha fatto il jingle Matteo Romano. Pare, pare su quello che ti piace. Giuro un po' lo odio, mi spiace. Pregherò di farti tornare. Ho il cuore parcheggiato su strade. Viene case vuote, basta è la tua risposta. Anche se poi tutto parla di te. Che te ne fai, basta come risposta. E cadiamo giù, perdo la testa. Se non saliamo più. Tu mi dici no, 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 no. Di notte non ritornerò. Frasi scritte per metà. Se è vero non lo so. Anche tra i grattacieli. Se cadiamo giù, che cosa resta? Non lo ricordi più. Tu mi dici no, 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 di notte non ritornerò. Frasi scritte per metà, se vere non lo so. Anche tra i grattacieli volerò. E lasciati andare, che il cuore ti cade. Giù è l'amore riappare, ma intendenze il nostro Matteo Romano con Virale. E anche lui è diventato virale. Sì. Mi piace un proprio. Virologo. Un virologo, no, ti prego, Matteo, virologo no, virale no, quando vuoi. Troppi ci sono stati. Mamma sì, mia, sì. Tutti, che palle. Tutti quanti hanno fatto successo. Sì, adesso... sì, sì, più che altro tutti hanno fatto i virologi, ecco, sì, questo fa... bisogna dire. Comunque, sì. Adesso finalmente tutti con la geopolitica. Esatto, sì, adesso sono tutti esperti di guerra. Sì, carri armati, sì, certo, cingoli, certo. Missili. Benissimo. Sì, sì. Terra e aria. Sagittario. Oh, aspetta, rullo dei tamburi, rulliamo. Lui si autorulla perché il suo segno si autorulla. Sì, sì. Anche Beppe fa i cori. Eccolo sì, qua. Eccolo qua. Proprio, ma non era il leone quello della. No, ma il nostro no, con Beppe, però. Ok, benissimo. Sagittario. Sì. Sì, sei sì. pronto a vivere la tua vita migliore? Sì, sì, sei pronto? Sì, benissimo. Sì, ecco, bene. Stai cercando spazio per il futuro. Che piccolo bravi. Piccolo spazio, pubblicità. Pubblicità, no. No. Venere, che bravi. Venere entrerà nella tua quinta casa dell'amore. Ma quante case hai? Allora, vabbè, sì. Allora, non so, qual è? Quella di Spinetta? Quella di... Benissimo.
benissimo, entrerà sì. nella tua quinta casa e troverà dell'amore. Gli occhiali, sì. E guarda avanti e non girarti indietro, pirla. Sempre avanti, Capricorno. Sì, è finita lì, è meglio. Sì. Capricorno. Con gli occhiali, vorresti rullare un tamburello anche per me? Grazie, perché il Capricorno è il mio segno. D'un pirla d'un uomo. Eccolo qua. Tutta contenta. Guarda, Capricorno, sei incline. Sono incline a spostare. No, sei incline. Sei un Kleenex. A spostare la tua attenzione su questioni personali, in particolare quando si tratta di casa e amore. Anche lì, vedi? Anche io con le case. Allora, beh, io se non altro ne ho una sola. Va bene, oh. Non farti influenzare, mantieni il controllo sugli obiettivi futuri. Andiamo di pari passo, io e te. Ci troviamo a Spinetta. Ci troviamo a Spinetta, prendiamo il caffè. Salutiamo il sindaco. Sì, assolutamente. Sì, il sindaco di Spinetta è lo stesso, vabbè. Ma pensa. Acquario. Sono gemelli, vedi. Salutiamo Federico Borgna. Ecco, sì. Acquario, chiedi e riceverai. Avrai l'opportunità di riflettere. Federico Borgna. Ma no, l'acquario, ma figurati. Federico Borgna nell'acquario. Chi riceverai? Non lo so, onestamente. Abbiamo un video. Ma di chi? Del sindaco, ma no. Nell'acquario. Smettila. Sì. No. Chiedi e riceverai. Avrai l'opportunità di riflettere sui temi che circondano il tuo linguaggio amoroso, le riflessioni creative. Sentiamo anche Alessandra. E il bambino molla, il bambino interiore. È il bambino che di c'è. Negli, ma no. Negli acquari. Questo del bambino nell'acquario. Vuoi finirla? C'è il bambino nell'acquario, tiralo fuori che si fa male. Va bene, dunque. Io ti metto ovunque tu sarai. Bene, pesci con Irma. Inizierà con dopo, denaro dopo, e autostima. È detto, è finita così. Irma, vieni, arriva anche Irma. Se sarai acqua brillerai. Se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre. Se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò, e se sarai qui non lo saprò, ma se sei tu lo sentirò. Ovunque sarai, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò. Sai che io ti aspetterò ovunque sarai. Se sarai vento canterai.
Oh, bene. Canterà. Benissimo. Salutiamo le pescioline. Salutiamo le pescioline perché siamo stati molto brevi. Diciamo ancora che, appunto, lì, come dicevamo prima, maggio inizierà con denaro e autostima per i pesci. Qualcuno di voi potrebbe pensare addirittura di ritornare a scuola. Poi stanno affrontando le paure in prima persona e sono all'altezza dell'occasione. I pesciolini e le pescioline. Detto ciò, dobbiamo salutare. Vi diamo appuntamento domani mattina. Domani mattina. Sì, un altro giorno, un che altro sarà giorno. Venerdì. Esatto, infatti. Benissimo. Radio Stereo 5, 100.6. Rimanete con noi. Con Mariella e Paolino. Ciao. Ciao, un bacio, fate i bravi.